Il Brescia Calcio femminile strappa una sontuosa vittoria per 6-0 sul campo della Pink Bari al primo turno di campionato e lancia ancora una volta un messaggio importante alle altre big del torneo. All'Antonucci di Vitetto, alle porte di Bari, mister Piovani schiera un 3-5-2 simile a quello vittorioso contro la Fiorentina in Supercoppa, ma applicando un piccolo turnover. In porta Cesar sostituisce Marchitelli, in difesa sulla destra fa il suo debutto Hendrix, ottima prova la sua, al posto dell'indisponibile di Criscio, mentre Sicora a centrocampo, sulla stessa corsia, fa rifiatare Tomaselli. In avvio la partita è dura e le leonesse forse patiscono un po' la tensione del debutto e un po' i postumi di una trasferta faticosa. Dopo una decina di minuti però la gara si sblocca, Giacinti sulla destra, crossa in mezzo per Erum che dal centro dell'area barese insacca con un interno angolato alla destra di Aprile. Il vantaggio scioglie la squadra e dopo 4 minuti arriva il raddoppio, molto simile, questa volta è Sabatino a servire un pallone d'oro sulla testa di Bergamaschi, sempre dalla destra. Il Brescia prende in mano del tutto le redini del gioco e il Bari è un pugile alle corde che prova a reagire solo sul piano fisico e nulla più. Al 22esimo ancora Bergamaschi, 5 gol per lei fra Supercoppa e campionato in pochi giorni, sfrutta sotto porta un altro assist dalla destra di Giacinti che su quella corsia fa davvero sfacelli. Nel secondo tempo il Brescia Calcio femminile gioca sul velluto e Girelli diventa protagonista. Al 15esimo Giuliano serve una punizione per la testa del capitano ed è poker. La cinquina arriva 10 minuti dopo. Girelli si procura in aria il rigore che lei stessa trasforma, ammutolendo una volta per tutte l'Antonucci. Al 36esimo occasionissima anche per Sabatino, che però non sfrutta, un brutto pasticcio difensivo delle pugliesi. A 6 minuti dalla fine ancora Girelli che si porta a casa il pallone, strappa applausi, grande botta dai 25 metri e palla sotto la traversa. Infine al 43esimo anche Hendrix rischia di partecipare alla festa del gol, punizione perfetta di Erum dalla sinistra, ma l'americana salta fuori tempo e mette fuori di poco di testa. Il Brescia vince e convince, ora testa, cuore e gambe ad Amsterdam.